Sono Nicoletta Landsberger, sono un professore di biologia molecolare dell'Università di Milano. Da anni mi occupo della ricerca sulla sindrome di Rett, questa paleontologia genetica, che è la prima causa al mondo di grave ritardo mentale femminile. Quindi, per comprendere dei numeri, stiamo parlando di una malattia che affligge probabilmente in Italia circa 3.000-3.500 pazienti a fronte di circa 600 pazienti diagnosticate. Sono delle bambine gravissime, ma la ricerca ci ha insegnato che la malattia è potenzialmente curabile. Infatti, lo studio di un topolino geneticamente modificato in maniera opportuna ha permesso di dimostrare che in assenza del gene, quindi con lo sviluppo della malattia, non appena però il gene viene riacceso in qualunque età della vita dell'animale, la malattia viene completamente revertita. Questo esperimento è avvenuto oramai da diversi anni, ma è stata la prova che nella malattia non c'è neurodegenerazione e che quindi noi ricercatori abbiamo una grossa speranza di curare queste bambine in qualunque momento della loro vita. Si tratta ora di trovare il modo. Gli approcci che nei diversi laboratori stiamo cercando sono diversi. Da una parte la cosiddetta terapia genica, quindi la speranza di poter ridare una copia del gene sano nelle cellule del cervello delle bambine. Un'altra possibilità è invece di capire i cosiddetti meccanismi molecolari, cioè in parole semplici quali processi nel cervello delle bambine, quali ingranaggi non stanno più funzionando in maniera corretta, in maniera tale da poter intervenire con dei farmaci, probabilmente un cocktail di farmaci, che permetta di correggere i diversi sintomi che rendono la qualità della vita di queste bambine veramente povera e quella delle loro famiglie. Quindi credo che la ricerca sarà l'unica possibilità di cura di queste bambine. Sono fermamente convinta che un giorno la cura ci sarà. Il problema ovviamente quando, e speriamo che sia presto, perché le bambine, come dicono i loro genitori, fanno fretta.